lo so, via! Oh, ma come non lo so? Aspetta, abbi pazienza. L'unica opera, va bene, l'unica opera realizzata da una donna che tu sei sempre a chiacchierare di uomini, perché io li guardo sui video. Metti giù le mani! Oh, un'opera realizzata da una donna, non te lo parli mai delle donne! Coso? Ma credimi, non è per cattiveria, è che sono un po' indeciso. Ora, io dico, indeciso. Scusami, indeciso di che cosa? Dove la riprovi? Un'opera di 7 metri. Leonardo da Vinci l'ha fatta di 20. Appunto, l'ha fatta di 20, una fatta di 7. Dove la riprovi una di 7? No, è anche... Piaciuto, diamo la testa e toro. Sono scettico, dai. Oh, ascoltami, ma scettico? Ma scettico di che? Abbi pazienza, te intanto scettico non tu sa nemmeno mai esistere. Sì. Sì, scettico. Aspetta, andare a fare il video perché a me tu ma belle... Mi è giunto che raffalo allora, Maremmane. È stata restaurata da pochissimo, da circa un mese, una delle più grandi opere d'arte realizzate da una donna. Siamo sempre a ragionare di uomini, Michelangelo di qua, Michelangelo di là, Leonardo da Vinci di su, Leonardo da Vinci di giù. Diamo spazio anche alle femmine. La signorina in questione si chiamava Plautilla Nelli, che a metà 1500 dipinse l'unica ultima cena realizzata appunto da una donna. Tale dipinto si trova in Santa Maria Novella e in Santa Maria Novella ci rimarrà fino a che un esplode in mondo. Interessante è la storia di questa donna. Giorgione Vasari, che si fece ragazzi di tutti, ci racconta di questa ragazzina di 14 anni costretta a diventare suora. Quindi chiaramente diventando suora non potette ricevere la giusta formazione anatomica, nel senso che non poté studiare i corpi della gente per poi dopo riprodurli nei quadri. Ecco perché dovette prendere spunto da opere già esistenti, da opere che trovavano in suo convento. Aspetto che colpisce di più forse, se tu stai attento e t'aguzzi la vista, è che alcuni degli apostoli hanno la faccia un po' affemminata. Perché si torna al discorso di prima, Plautilla non poté studiare corpi umani, ecco perché dovette andare un pochino a sensazione, dovette andare un pochino a braccio. Poi sai cosa? L'ultima scena, normalmente, era una di quelle opere che gli artisti facevano durante il massimo splendore della propria carriera e del proprio talento. Plautilla invece, niente un cazzo, prese e lo fece, nonostante fosse all'oscuro di tutto quello che gli succedeva all'esterno, perché essendo suora non poteva né studiare né vedere, per esempio, opere di altri artisti. Lei prese e lo fece, e fece un grande capolavoro. E subibilmente poi venne aiutata da alcune sorelle. E certo, perché allo stesso tempo aveva creato anche una bottega tutta al femminile dove insegnava alle altre suore a dipingere. Cioè faceva corsi di pittura, 20 euro l'ora e i pennelli te li dà lei. E sì, allora Plautilla Nelli, uno stimolo, una motivazione per tutte le donne del mondo a dimostrare i propri talenti, a venire su. Va bene l'emancipazione della società, però bisogna fare anche altre ultime scene, giusto? Bisogna fare altri dipinti, altre ultime scene. Sono un monte di tele in magazzino, spadellare, spennellare a fuoco. Dipingere. Ah, comunque l'ho fissato il tavolo, Fissato, quello per l'ultima scena, la nostra. Ma quella è un'altra ultima scena. Cosa c'entra? Alle 9 ristoranti. Ma quella è la scena codipendenti.